Si è svolto nella mattinata di oggi, giovedì 30 maggio 2019, nell'Aula Magna dell'Istituto Superiore Familiare di Merito di Portosalvo, l'evento conclusivo del progetto Arrivare Prima, percorsi di prevenzione delle criticità giovanili, promosso e realizzato dall'Istituto Familiare in collaborazione con la Fondazione Exodus Onlus e col Centro Servizi al Volontariato di Reggio Calabria. I lavori sono stati aperti con la presentazione delle mostre Prevenire le dipendenze allestite nell'androne dell'istituto, a seguire i saluti istituzionali del dirigente scolastico dottor Domenico Zavettieri. Sì, buongiorno, intanto grazie per essere intervenuto, grazie alle associazioni che hanno organizzato questo meraviglioso evento, ai ragazzi che hanno partecipato con entusiasmo, ai genitori che numerosi stanno accorrendo per assistere a questa bella manifestazione. È una manifestazione organizzata con un progetto di volontariato che si chiama appunto Arrivare Prima. Arrivare prima, che in pedagogia significa anche prevenire. Prevenire, che in termini educativi è una parola, un vocabolo, un detto, ma anche un'interpretazione e una comunicazione voluta da San Giovanni Bosco, perché il metodo preventivo è stato da lui fondato, da lui messo in opera e ancora presente nel mondo delle case salesiane a favore appunto dei giovani allora del Piemonte e ora di tutto il mondo. Ecco, la prevenzione e arrivare prima significa appunto prevenire, prevenire il male, prevenire il disagio, prevenire appunto tutte quelle, quei disagi che affliggono i giovani, a partire dalla povertà morale, dalla perdita della trasmissione dei valori, dal mondo delle tossicodipendenze, da tutte quelle variabili negative che di fatto ostacolano il pieno sviluppo e la promozione della persona umana nella sua interezza. Il progetto che è stato portato avanti per l'intero anno scolastico, ringrazio le associazioni Exodus e CVS del Reggio Calabria che hanno voluto porre in essere questa attività che è stata divisa in due momenti, un momento teorico in classe proprio per illustrare quali fossero le tossicodipendenze, i mali che affliggono i giovani, e poi un momento extrascolastico per andare nelle famiglie, nelle associazioni, per operare, per fare volontariato laddove il disagio si manifesta in tutte le sue variabili. Tra poco c'è stata una bellissima esposizione di documenti e di cartelloni e tra poco nel salone il mondo dell'associazione presenterà ufficialmente a tutto il personale, ma soprattutto ai genitori, il nostro importante anello di congiunzione per una buona riuscita del progetto educativo, qual è stata l'opera che fino ad ora è stata posta in essere. Possiamo dire tra il fare anziché il dire, cioè solitamente si fanno convegni e si parla soltanto, questo invece è un'attività di campo, formativa. Di fatto la nostra istituzione scolastica non è molto propensa a partecipare a convegni, anche se sempre positivi, perché non si finisce mai di imparare, le parole a scuola non si finiscono mai appunto di apprendere, certamente è più importante per noi operare a livello pratico, creare sinergie tra l'ambiente scolastico e quello extra, tra gli alunni e le loro famiglie, tra il mondo del lavoro e il mondo dell'imprenditoria, affinché si possa in qualche modo creare quella sinergia di intenti che fanno dell'uomo e del cittadino una persona civis socius veramente completo. Speriamo di essere riusciti nel nostro intento con appunto il titolo del nostro progetto, arrivare prima, arrivare sempre prima, prima di tutto in un territorio questo nostro difficile, complesso, che ha fatto dei passi indietro a livello culturale, a livello organizzativo rispetto al passato. Mi auguro che dalla scuola partano e dai giovani un momento di
osservazione maggiore, di riflessione, per leggere in maniera intellettiva e per intelligere meglio i problemi di questo nostro territorio, che in primis si riversano sul vivere civile di tutta la comunità, ma soprattutto sulla crescita culturale e sociale dei giovani, sulla loro sicurezza, sulla loro capacità di sviluppare il senso logico, di saper leggere i problemi, di saperli leggere in questa nostra realtà, ripeto, sempre più complessa e sempre più pervasa da molte, molte chiacchiere. L'importanza del progetto, il percorso e gli obiettivi sono stati illustrati dal responsabile della Fondazione Exodus Pasquale Ambrosino, dall'operatrice Maria Grazia Manti, dalla responsabile del progetto Arrivare Prima Valentina Barracato e dal responsabile dell'allestimento mostre architetto Roberto Ieri. Bene, Pasquale Ambrosino, responsabile della Fondazione Exodus, ho già merito di Porto Salvo un importante progetto di prevenzione con la scuola, insomma, con l'Istituto Superiore di Merito di Porto Salvo, i familiari. Niente, è nata qualche tempo fa l'idea di realizzare insieme a questa scuola, insieme al Centro Servizi del Volontariato, un progetto di prevenzione a diretto contatto con i giovani. Qual è il problema? Qual è il problema? C'è un problema generale, c'è un problema generazionale, c'è un problema anche territoriale. Viviamo in una società fluttuante, in perenne crisi di valore, in cui determinati concetti, quali la famiglia, sono fortemente in crisi. In questo tipo di prateria si creano sempre più, purtroppo, spazi per le pratiche di disagio, di devianza e di dipendenza. Parlavo anche di territorio, non ci dimentichiamo che in questa realtà qualche anno fa sono avvenuti dei fatti drammatici che coinvolgevano giovani, di cui c'è una sorta di sospensione così esistenziale, voglio dire. Allora, che succede? Come li facciamo vivere i giovani? Che messaggi lanciamo ai giovani? Da qui l'esigenza di intervenire, da qui l'esigenza di entrare nelle dinamiche di relazione con i giovani per fare passare messaggi diversi da quelli che purtroppo sembra stiano passando. Ecco, voi più che fare chiacchiere, insomma, fate fatti, cioè andate oltre l'apparenza, insomma, cioè preferite il contatto diretto con i giovani, anche con la realtà, perché mi diceva prima nell'intervista il dirigente scolastico Zavettieri che poi andrete anche presso qualche famiglia, insomma, a parlare appunto di questo progetto. Sì, voglio dire, parlare è molto semplice, voglio dire, tutti possiamo pontificare da dietro una scrivania sui problemi della società. Intervenire, entrare nelle dinamiche di relazione con le persone che vivono o potenzialmente potrebbero vivere un disagio, una dipendenza, diventa più complicato. Quindi noi abbiamo fatto la scelta, ma non da ora, Don Mazzi è 35 anni che dice non soltanto curare, riabilitare chi sta male, ma anche arrivare prima, da qui anche il titolo del progetto, cioè fare un'attività capillare di prevenzione nel territorio finalizzata praticamente a creare una mentalità, una cultura che impedisca ai giovani di entrare in determinati circuiti, che dia coscienza rispetto a determinate problematiche. E in questo senso il progetto rispecchia completamente la natura della nostra mission nelle realtà dove operiamo. Sì, lei dice lavorare anche con le famiglie. Un progetto che finisce con il progetto rischia di essere fine a se stesso. Un progetto dovrebbe avere anche un respiro per diventare un servizio in un territorio, e in questo può diventare anche importante per un territorio come Merito creare un punto di ascolto, essere al servizio dei giovani, delle famiglie, dare opportunità alle persone di riconoscere i propri problemi, di discutere i propri problemi e di trovare insieme delle soluzioni. Senta Ambrosino, lei ha citato questo uno dei fatti più drammatici della storia del paese, è avvenuto qualche anno fa.
In quell'occasione io ricordo, tutti ricordiamo, che su questa cittadina sono stati accesi i riflettori non solo della stampa nazionale ma di tutte le associazioni dei politici regionali. È venuto anche Oliverio, manifestazione a Reggio, sono scesi da Roma, tutti hanno promesso poi uno sportello proprio di ascolto e di prevenzione. In realtà oggi incontriamo solo voi a distanza di qualche anno all'Istituto Fabriani a parlare di questi problemi. Sa come si dice, gli dèi se ne vanno, gli arrabbiati restano, voglio dire. Cioè, nel senso che tante volte certi fatti drammatici diventano, ahi noi, voglio dire, un'occasione per fare delle passerelle politiche, comunicative. Dopo un attimo sembra che tutto rientri nel silenzio. E questa è una concezione sbagliata dell'intervento, dell'attenzione rispetto ai territori. Ci vogliono servizi in questo territorio, ci vogliono realtà. Maria Grazia Amanti è responsabile del centro servizi CSV per dei Due Mari. Oggi anche lei ha merito di Porto Salvo in questo importante progetto. Sì, anch'io merito Porto Salvo in rappresentanza del centro servizi al volontariato dei Due Mari, che con l'Istituto Familiari di Merito e con la Fondazione Exodus Calabria ha curato questo percorso di prevenzione delle criticità giovanili con i ragazzi nell'ambito del progetto Arrivare Prima. Tengo a dire che è un progetto che l'Istituto Familiari ha fortemente voluto e che è uno dei 12 progetti vincitori in tutta Italia del bando MIUR, laboratori di cittadinanza partecipata. È un progetto che ha sviluppato due temi chiave fondamentali con i ragazzi in un percorso molto bello, molto diciamo partecipato, che ci ha visti ogni settimana, almeno una volta a settimana, incontrarci e fare un cammino insieme. I due temi chiave sono stati il volontariato e la prevenzione delle dipendenze. Il centro servizi al volontariato ha curato appunto la parte del volontariato e l'obiettivo che ci siamo prefissi è quello di accompagnare i ragazzi in un percorso di scoperta di alcune realtà solidali del nostro territorio che possano in qualche modo ispirare i loro percorsi esistenziali e la loro crescita umana e formativa. È un progetto sperimentale, il primo che fate oppure non è il primo? No, come centro servizi al volontariato noi lavoriamo praticamente nelle scuole in modo ormai abituale. La scuola è uno dei terreni più belli e più fertili per promuovere il volontariato, perché ci permette di promuovere degli incontri davvero significativi basati sulla reciprocità, su un incontro di due mondi che sono un po' la ricchezza della nostra terra, da un lato i giovani e dall'altro quello del volontariato. Da questo incontro nascono sempre delle storie, delle esperienze bellissime, quindi è un progetto che portiamo avanti insieme a tante altre esperienze. L'Istituto Familiare di Merito è un istituto, una di quelle scuole che fa tanto. Cosa potrebbero fare tutte le scuole e anche l'Istituto Familiare di più per essere in realtà più al servizio di chi ha questi problemi di dipendenza, eccetera? Ma io credo che l'Istituto Familiari, come anche altre scuole, facciano già tanto per avvicinare i ragazzi al mondo del volontariato. Negli ultimi anni, come centro servizi al volontariato, abbiamo trovato davvero delle scuole aperte. Con l'Istituto Familiari lavoriamo da tantissimi anni. Questo è un progetto sperimentale, però la collaborazione è antica. L'Istituto è un compagno di viaggio straordinario in questa esperienza, quindi credo che basti continuare a lavorare su questa strada, penso sia la strada giusta. Valentina Barracato, responsabile di questo progetto Prevenire le dipendenze. Sì. Dunque, diciamo che abbiamo dato modo di capire il significato intrinseco di quello che è prevenzione, ragazzi, che poi tra le altre cose prende il nome stesso dal progetto Arrivare Prima, dunque arrivare prima di. Perché purtroppo statisticamente si sono alzati i numeri di abuso da parte dei giovani di sostanze psicotrope, ma anche di alcol e di gioco d'azzardo. Arrivare prima oggi vuol dire dare una speranza ai ragazzi per il loro prossimo futuro
e soprattutto allenare quelle che l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, definisce competenze per la vita e noi professionisti definiamo Life Skills Promotion. I ragazzi hanno partecipato molto attivamente a questo progetto, hanno fatto una serie di attività e hanno vissuto una serie di testimonianze proprie della comunità piuttosto importanti che hanno dato loro modo di avere una traccia per la vita. Sono molto contenta della riuscita di questo progetto e sono contenta di come hanno reagito i ragazzi e soprattutto per aver dato loro delle basi per una conoscenza della prevenzione piuttosto importante e delle dipendenze, chiaramente un quadro molto ampio e vasto d'altronde. Lei ha detto che è importante arrivare prima, ma per arrivare prima bisogna partire prima o comunque c'è sempre tempo? C'è sempre tempo, nel senso che questo progetto si è occupato di prevenzione e contrasto. Contrasto vuol dire che già si entra in una dinamica comunque di abuso di una sostanza, mentre prevenzione è quello che dicevamo prima, arrivare prima. Certamente noi educatori, pedagogisti, diamo molta importanza prima di tutto alla prevenzione, cioè se è possibile cominciamo da adesso a far vedere questo panorama ai ragazzi, sia dal punto di vista della dipendenza che soprattutto di queste competenze intrinseche, queste competenze per la vita che noi abbiamo, come la consapevolezza di sé, la gestione delle emozioni, il decision making, che ci permettono appunto di vivere bene i migliori anni della vita di questi ragazzi. Architetto Roberto Iero, anche lei è responsabile, insomma, quello che ha allestito questa interessante mostra a Merito questa mattina, sì. mi sa che duri più di un giorno. Sì, durerà credo anche durante gli esami di Stato se riusciamo a tenerla, perché è piaciuta sia qui a scuola che alla gente che diciamo l'ha potuta visionare in anteprima. Io ho curato personalmente l'allestimento, ho pensato facendo il sopralluogo, vedendo questa bella scuola, ho pensato di arredarla e quindi ho detto, io essendo appunto una bella scuola, perché non arredarla con degli oggetti che poi potrebbero restare per successive mostre o comunque delle componenti di arredo che la arricchiscano, e quindi ho progettato queste altalene, questa che ho dietro le spalle, che vuole rappresentare in maniera giocosa, diciamo, quasi ondulatoria queste tavole, questi totem in questi pilastri che ho chiamato cravatta totem, perché li abbracciano, il concept diciamo è quello dell'abbraccio, e quindi abbracciamo le immagini bellissime di scatti di valore sul volontariato e le immagini bellissime appunto di questi fumettisti italiani che hanno rappresentato le dipendenze da gioco d'azzardo e quindi la prevenzione. Solitamente abbinate sempre in questi progetti una mostra, è la prima iniziativa? Devo dire che quest'anno, a quanto ho capito, io sono nuovo di qui, a quanto ho capito è stato un evento molto completo perché ha racchiuso molte attività, tra cui anche questa mostra, diciamo, è stata un arricchimento per quanto riguarda questo evento, perché è stata curata nei minimi dettagli, è stata pensata prima con dei rendering. Ne abbiamo discusso tutti insieme, non ho deciso solo io, sono contento che è piaciuta e quindi è stata allestita, io lavoro insieme agli altri, quindi abbiamo lavorato tutti insieme e il risultato è quello che vedete, sono molto soddisfatto. L'iniziativa è poi proseguita presso la lavagna dell'Istituto con la relazione sulle attività svolte, testimonianze e proiezione di video, consiglio valore, realizzato dagli studenti e poi arrivare prima con intervista agli studenti. La conclusione dei lavori, a tutti gli studenti protagonisti del progetto sono stati consegnati attestati di partecipazione. Questa volta vi saluto nella nostra lingua. Carriera! Per chi non sa, per dire, il tempo di cavallo.
Quasi come il tempo
di due grandi educatrici del passato, Rosa e Carolina Mazzi, che hanno portato la prima scuola materna, che era un sistema educativo istituito, ispirato all'insegna della vita domestica, dove il bambino più grande aiutava a mangiare il bambino più piccolo, dove lo aiutava a trasferire il proprio quartiere, il proprio posto, la collaborazione e il mutuo supporto, che sono alla base di ogni disagio che i giovani possono essere usati non solo a prevenire e a sapere distinguere il bene dal male, ma a aiutare i loro compagni, le famiglie, aiutare l'altro, il prossimo, il mondo. Il nostro Signore ci ha insegnato ad aiutare sempre i nostri figli, gli ultimi, quello che avete fatto a me, quello che avete fatto all'ultimo dei miei fratelli, quello che avete fatto a me. Ecco, in tanti termini, attraverso le tante pieghe della vita, il nostro progetto è arrivato prima, dovrà anche arrivare prima in futuro. Un ringraziamento per questa bella manifestazione, possiamo ripetere, dell'associazionismo di volontariato, che ripeto hanno voluto dedicarsi alla nostra scuola, mi riferiscono che siete stati bravi, che siete stati partecipi, che siete stati collaborativi. Certo, abbiamo fatto molti progetti in orario curriculare, qualche volta abbiamo anche rallentato il nostro normale interno del processo educativo, però la cultura e la formazione dell'uomo è un processo di cultura e rivoluzione che non riguarda solo soltanto le discipline curriculari, tagliando il filo di vento, l'economia, la lingua, la matematica, ma riguarda anche il vivere sociale che si coniuga con la cultura direttamente assorbita dall'ambiente di vita. Ed è da questo, insieme al peso scolastica, che si forma come cittadino per guardare avanti attraverso il senso logico, attraverso il transfert, attraverso quel tre-unione che deve collegare i giovani, la scuola, al mondo del lavoro, alla solidarietà. Solo così la scuola diventa veramente comunità educata. E grazie per essere presente, grazie alla situazione. E ora è tutto quello che faremo. Sono Pasquale Pantasini, la Fondazione Insos. Buongiorno a tutti. Grazie per l'invito a essere qui oggi. La Fondazione Exus è uno degli enti che ha pensato a questo progetto insieme alla scuola che si è assunta la responsabilità del progetto insieme al centro servizi di volontariato. E l'idea era quella di fare un intervento vivo, reale, con giovani studenti e parlare, trattare, approfondire, discutere temi della prevenzione, a partire dal messaggio ad arrivare prima. Il progetto poi lo considereranno, lo esploreranno gli operatori che hanno lavorato attivamente per realizzare le attività. Io volevo fare una riflessione, spero di mettere insieme tutti i pezzi di parla bene. Io stranamente sono originario di Merito di Porto Salvo, ci manco la notte dei denti. Una cittadina ben stradata, laureata di Bologna, anche se però fino a 18 anni sono stato a Merito. Che immagini ho dei miei 10 anni, 12 anni, 15 anni, 16 anni, quando io vivevo a Merito? Stavamo sempre in mezzo alle strade. In mezzo alle strade si rideva, si giocava a calcio, si correva, ci si picchiava, si faceva di tutto. La nostra casa era all'esterno della strada.
Ma credetemi, a memoria, io non ricordo nei 15 anni, non ricordo qui a Merito Porto Salvo nessun avvenimento truce, drammatico, che in qualche modo abbia coinvolto giovani. Vivevamo così. Perché vivevamo così? Apparentemente eravamo liberi di stare, di fare, di operare, di prenderci anche ammazzati. Sostanzialmente c'era una comunità che era composta da famiglie, che erano famiglie allargate, con ampi livelli e gradi di parentela. E anche se non si vedeva, questa realtà, questa famiglia, questa comunità interveniva quotidianamente a difesa, a supporto di noi che eravamo i giovani. Non si vedeva, però quando c'era qualche problema c'era sempre qualcuno pronto a intervenire, a prenderti dai capelli e a riportarti anche su una strada giusta. Come vivi oggi la gioventù a Merito Porto Salvo? Io lo so così, per riflessi, se faccio delle analisi un po' su come vivono i giovani in Italia, gli adolescenti in Italia. Oggi sembra che tutto quel casino che si faceva per strada è entrato all'interno di alcune stanze. C'è la stanza del cellulare, c'è la stanza di internet, c'è la stanza del Facebook, e ci sono stanze ancora più nascoste e reali. Io non mi dimentico, e qui lo voglio dire perché è importante dirlo, che in questo paese qualche anno fa è successo un episodio sconcertante, inaudito, drammatico. Mi riferisco ai fatti che hanno coinvolto un gruppo di giovani e una ragazza, voglio dire. E tutto questo bailare è nascosto, è strisciante, è silente, non si vede. Apparentemente abbiamo oggi il massimo di tutela, perché se succede che un bidello ammazza un gattino, e anche giustamente, voi vedete, no? C'è un'informazione, una comunicazione che lo mette subito in evidenza, che lo condanna. Se succede che si dà uno schiaffo a un ragazzo disabile, ma dico giustamente, questa cosa viene denunciata. Ai nostri tempi non succedeva niente di questo, vedete, no? Ci prendevamo in mezzo alla strada anche ammazzati. Ma dico che erano ammazzate, che poi alla fine avevano anche un loro senso. Oggi invece tutto questo, tutto ciò che è violenza, tutto ciò che è comportamento scorretto, tutto ciò che è dipendenza, viene formalmente condannato, formalmente esacerbato, stigmatizzato, come si dice. Ma sostanzialmente oggi succedono e ci sono riscontri, drammi, problematiche molto più forti di quelle che vivevo io quando avevo 16, 17 anni e 15, 12, 15. E quando esplodono, lasciano una traccia di dolore, di disorientamento, una ferita così larga, così aperta, così difficilmente tamponabile, che veramente si rimane inorridito. Non so se sono riuscito a fare a spiegare in questa cornice. In questa cornice poi si inseriscono le dipendenze. C'è una gioventù che oscilla tra la strada giusta, che è fatta di dovere, di impegno, di sano divertimento, di sport, di sentimenti, e che dovrebbe poi confluire nell'età adulta nella formazione di donne e uomini in grado di prendersi delle responsabilità nel lavoro, nella famiglia, in tutte le cose che si fanno. Però accanto alla strada giusta sembra che si sia inserita una strada parallela, per cui siamo tutti dipendenti. Siamo tutti dipendenti da qualcosa. C'è qualcosa che ci attira, in un modo indescrivibile, e in qualche modo può succedere, e succede, che alcuni di voi, alcuni di noi, alcune persone di questa realtà non ci mettono niente a fare un salto in negativo di qualità,
a passare da una dipendenza potenziale a una dipendenza effettiva, concreta, cronica, che si associa poi al disagio, che si associa alla devianza. Una persona che comincia a giocare con uno spinello, magari non capisce che quello non è che il bello, non è che il tremendo al suo inizio, voglio dire. A un certo punto entra nel vortice di disadattamento che lo porta in braccio a una sostanza stupefacente ancora più forte, eroina, cocaina, e là crolla il mondo, e là nasce un'esigenza quotidiana di procurare denaro per soddisfare questa dipendenza, e per procurare denaro rubi a casa, rubi nella tua anima, rubi all'esterno, spacci, fai violenza, ti prostituisci. Capito come viaggiano queste due strade parallele oggi? E quanto sottile è la linea di confine tra queste due strade? Tu cammini dritto nella vita senza renderti conto. Può capitare, nell'adolescenza capita, perché l'adolescenza rispetto a un adulto, rispetto a me, rispetto ad altri adulti che sono in questa sala, vive un'esplosione di sentimenti, un'esplosione di emozioni. È sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo, di bello, di interessante. È il momento in cui innamorate, in cui nascono le pulsioni più forti, che se non adeguatamente canalizzate possono in un attimo portarvi da quella strada all'altra strada, senza che ce ne sia tenuto conto, ce ne sia tenuto conto. E allora il messaggio a arrivare prima. Noi non dobbiamo constatare il danno e poi sul danno piangere o ricorrere a esperienze di cura e di riabilitazione che sono molto forti. Faccio un esempio: le comunità terapeutiche per tossicodipendenza. Vi invito a venire qualche giorno a visitare la comunità, a capire come ci si riduce quando si è completamente passati nella strada parallela, e in quella strada si è fatto un percorso quasi di non ritorno rispetto all'uso e all'utilizzo delle sostanze. E vi rendete conto che la vita qui e ora va cercata e canalizzata nella prima strada. È chiaro, ci sono delle forze che ti spingono verso la seconda strada, ma la prima strada è la strada dell'impegno, della responsabilità, dove credetemi, si possono vivere emozioni altrettanto, se non più forti, di quelle che vengono dal mondo della seconda strada. Allora, quindi, arrivare prima, un messaggio che abbiamo lanciato attraverso uno studio e una ricerca che abbiamo fatto con 20 di voi, ma è un messaggio che possiamo lanciare a tutta la platea. Arrivare prima significa evitare di fare dei passaggi che possono portare sulla seconda strada, rimanere in questa strada, fortificarsi nella prima strada, creare un'identità nella prima strada, impegnarsi in quelle che sono le responsabilità della prima strada, graduali e a livello di ogni età e di ogni impegno che ogni età prevede. Allora, in questo modo si crea una realtà più giusta, in questo modo si può continuare a correre, a camminare in mezzo alla strada come facevo io 30-40 anni fa, senza il timore che questo percorso possa portare a qualcosa di negativo. Grazie dell'ascolto. Allora, buongiorno a tutti, io sono Maria Grazia e insieme a Valentina Puzzillo, che è la che fa le foto, e Valentina Barragato di Exodus, ho seguito il progetto Arrivato Prima. È stato un cammino, in realtà, è stato un cammino fatto con 24 ragazzi splendidi, che mi sento di ringraziare innanzitutto di cuore, perché siete stati insieme un incontro bellissimo. Ragazzi che si sono impegnati in un lavoro extracurriculare, quindi che hanno dedicato parte del loro tempo libero a intraprendere un cammino e un percorso insieme al centro servizi, al volontariato e a Exodus. Tengo a sottolineare questa cosa, perché non è stato qualcosa fatto con il senso del dovere, dell'obbligo, è stato qualcosa
questa scelta mi sembra importantissimo valorizzarla stamattina. Il progetto ha avuto due ambiti intorno a cui si è sviluppato. Uno è l'ambito della prevenzione delle dipendenze, di cui vi parlerò tra poco Valentina, e l'altro è quello del volontariato, che è l'ambito che ha seguito il centro servizio al volontariato che io oggi rappresento. È stato un percorso scandito in attività extracurriculari, come vi ho detto, con metodologie assolutamente attive. Non abbiamo fatto delle lezioni, abbiamo fatto laboratori, abbiamo fatto delle uscite, abbiamo fatto delle attività, diciamo, in aula, ma più che altro esplorative. E abbiamo soprattutto conosciuto, per quanto riguarda il volontariato, delle realtà che ci hanno aperto le porte, quindi siamo usciti dalla scuola e siamo andati a visitare degli enti, delle realtà che con modi diversi, coltivando sogni diversi, contribuiscono a costruire una comunità comunque più bella e più giusta. Queste associazioni mi sento di doverle nominare stamattina: sono Nuova Solidarietà, il Banco Alimentare, Biblioteca e Nati per Legge. Le prime due operano nel contesto reggino, mentre le altre due operano a Bova Marina. Sono ambiti di volontariato molto diversi tra di loro. Andiamo dall'assistenza al contrasto delle povertà, anche materiali, al contrasto delle povertà culturali. Il volontariato culturale è uno dei volontariati che secondo me voi ragazzi dovreste prendere fortemente in considerazione, perché la prevenzione si fa anche con questo. Questo è quello che in sintesi abbiamo fatto, ma io stamattina non vorrei fare poi un resoconto, non vorrei darvi dei numeri, non vorrei dirvi quanto abbiamo lavorato. Quello che vorrei fare, spero di riuscirci, è darvi il senso del percorso che abbiamo voluto intraprendere con voi ragazzi e raccontarvi che significato ha avuto, cosa ha significato per noi fare questo cammino, cosa abbiamo cercato di costruire insieme a questi vostri 24 compagni in questi mesi in cui ci siamo visti tutte le settimane, tutti i mercoledì. Mi sono interrogata su come fare questa cosa e ho fatto una scelta che è un po' azzardata, ve lo dico. Ho pensato di leggervi una storia. Voglio leggervi una storia. È una storia che a me è molto cara, è una storia che molti ritengono una storia per bambini, ma io penso che è una storia che parla ai cuori, quindi vi chiedo di ascoltarla con attenzione, mettendo da parte tutte le domande, tutte le razionalità e provando a seguirmi in questa storia fantastica. La storia parla di un personaggio che si chiama Mr. Morris Lesmond. Mr. Morris Lesmond amava le parole, amava le storie, amava i libri. La sua vita era un libro che scriveva lui stesso ogni giorno, una pagina dopo l'altra. Lo apriva tutte le mattine per scrivere le sue gioie e i suoi dolori, tutto ciò che sapeva e tutto ciò che sperava. Ma ogni storia ha i suoi momenti drammatici. Un giorno il cielo si oscurò, i venti soffiarono impetuosi, tutte le sue certezze volavano via, perfino le parole del suo libro. Morris non aveva idea di cosa fare o di dove andare. Così cominciò a vagare, vagare, vagare. Poi un giorno, una felice sorpresa arrivò sulla sua strada. Invece di guardare in basso, come Morris era abituato a fare negli ultimi tempi, lui alzò lo sguardo e fu così che accadde. Sopra di sé vide una ragazza che volteggiava appeso a questo suo gruppo di libri volanti. Morris si chiese se anche il suo libro potesse volare, ma non poteva, cadde subito a terra come un topo deprimente. La donna in volo però sapeva che a Morris serviva semplicemente una buona storia. Così lasciò cadere il suo libro preferito, un dipinto a grazia, che invitò Morris a seguirlo e lo condusse in un posto straordinario, dove molti libri si erano fatti vendere. Morris si avvicinò cauto all'edificio e una volta dentro si trovò nella stanza più misteriosa e più attraente che avesse mai visto. Frusciava dello sventolio di innumerevoli pagine, Morris sentiva il brusio tenue di un migliaio di storie diverse, come se ogni
libro, come se ogni storia sussurrasse un invito all'avventura. Poi il suo nuovo amico volò verso di lui e gli afferrò sul braccio. Teneva le margini aperte, in attesa di essere letto, la stanza brulicava di vita. E fu così, tra quei libri, tra quelle storie, che la nuova vita di Morris ebbe inizio. Morris cercava di tenere i libri in ordine, ma loro si mescolavano di continuo. Le tragedie che avevano bisogno di tirarsi sui morale andavano a trovare le commedie. Le enciclopedie stanche dei banchi si rilassavano con le storie fantastiche. Tutto sommato era un miscuglio davvero piacevole. Morris provava grande soddisfazione nel prendersi cura dei libri. Rientrava con delicatezza con i fragili spaventati e gli spiegava le orecchie agli angoli delle pagine. A volte si perdeva dentro un libro, senza quasi uscirne per giorni interi. Gli piaceva condividere i libri con gli altri, a volte i classici amati da tutti, a volte un piccolo volume solitario la cui storia era lenta di là. C'è una storia per ciascuno, diceva Morris. I libri erano d'accordo con lui. La sera, dopo che tutte le storie erano state lette e raccontate e ciascun libro aveva ripreso il proprio posto sugli scaffali, il rosso dizionario dava la buonanotte, pronunciava l'ultima parola e in quel momento Morris Lessmore riprendeva in mano il suo libro. Continuava a scriverci le sue storie e i suoi dolori, tutto ciò che sapeva e tutto ciò che sperava. Passarono i giorni, passarono i mesi, degli anni e gli anni, e Morris Lessmore si curvò e si rallentì. I libri invece non cambiavano mai, le loro storie restavano immutate. Ormai erano i suoi vecchi libri a occuparsi di lui, come lui aveva fatto con loro, e ogni notte gli leggevano le loro storie. Il giorno in cui riempì l'ultima pagina del suo libro, Morris alzò di nuovo lo sguardo e disse con un sospiro: credo che sia giunto il momento di andarsene. I libri erano dispiaciuti, ma capirono. Morris si mise il cappello, prese il suo bastone, andò verso la porta. Poi si voltò, sorrise e infine salutò. Vi porterò tutti qui dentro, disse, e indicò il proprio cuore. I libri agitarono le pagine e Morris Lessmore volò via. E mentre volava ritornò giovane come in quel giorno in cui li aveva incontrati per la prima volta. I libri rimasero in silenzio per un po'. Poi si accorsero che Morris Lessmore aveva lasciato qualcosa dietro di sé. È il suo libro, disse l'amico più caro. Dentro c'era la storia di Morris, tutte le sue gioie e tutti i suoi dolori, tutto ciò che sapeva e tutto ciò che sperava. Dei passi, lì davanti a loro sulla soglia c'era una bambina che si guardava in loro stupita e poi aveva una cosa incredibile: il libro di Morris Lessmore volò fino a lei e aprì le sue pagine. La bambina cominciò a leggere e la nostra storia finisce così, come altro inizio, con un libro che si apre. Questa è la storia di Mr. Morris Lessmore, è una storia scritta da un autore per ragazzi, si chiama William Joyce. Perché l'ho scelta? Ci ho pensato tanto, però penso sia la storia giusta per raccontarvi cosa abbiamo voluto fare insieme a voi in questi mesi. L'ho scelta perché è una storia che celebra il potere degli incontri. L'ho scelta perché penso che l'incontro con le esperienze di volontariato, con i volontari, possano essere per voi giovani, adesso, in questo momento della vostra vita, non quando sarete grandi, non nel futuro, voi siete oggi, presente, l'incontro con queste storie possano essere ciò che i libri, che l'incontro con i libri e con le storie è stato per Morris Lessmore, una scoperta e una rinascita. L'ho scelta perché è una storia che ci insegna che proprio nei momenti di crisi, quando ci sembra che tutto intorno a noi sia distrutto, dobbiamo avere la capacità di alzare lo sguardo. Se alziamo lo sguardo saremo stupiti, sovrastati, trascinati dalla bellezza che ci circonda. Io ho scelto questa storia proprio perché con queste parole volevo trasmettervi l'invito che abbiamo fatto ai ragazzi svolgendo questo cammino insieme.
è l'invito che vorrei fare a voi presenti. Alzate lo sguardo, guardatevi intorno, cercate le storie degli altri, aprite la vostra storia agli altri. L'ho scelta perché questa è una storia di crisi, di distruzione, però è anche una storia di cura, di reciprocità, di miscugli piacevoli, di condivisione, di fragilità, di reciprocità, di gratitudine, di gentilezza. Sono tutti ingredienti che nel volontariato trovate ogni giorno. Sono tutti ingredienti di cui abbiamo bisogno perché la nostra vita sia salva, tra virgolette, e possa in qualche modo essere salvifica anche nell'incontro che ogni giorno ci capita di vivere insieme agli altri. L'ho scelta infine perché quello che ci serve è tutto questo, per essere non solo vivi, ma per essere proprio viventi. E l'ho scelta infine perché è una storia che finisce con un libro che si apre. Io penso che dentro i libri, così come dentro le storie, dentro le vite degli altri, spesso, se sappiamo guardare bene, troviamo tantissima poesia. E proprio con una poesia vorrei adesso concludere, perché con una poesia abbiamo iniziato il nostro cammino. Il primo incontro, il primo appuntamento all'interno di questa scuola con i 24 ragazzi che hanno partecipato al progetto è avvenuto grazie a una poesia di Rita Luna che si intitola Considero Valore. Io vorrei farvela vedere stamattina, faccio vedere perché è costruita su un video, e quindi così la smetto anche di parlare, e questa poesia ha generato altra poesia grazie ai valori che hanno espresso i ragazzi che hanno partecipato al percorso. Siamo partiti proprio dalla scoperta dei valori per intraprendere questo cammino, mettendo in connessione i valori di ognuno di voi con quelli che sono i valori del volontariato. Quindi guardiamo insieme questo video e poi
Grazie infinite a Noemi Pedano, Noemi Morabito e Ilaria Pugliese che attraverso le loro voci hanno dato voce a tutti i valori dei ragazzi che hanno partecipato al progetto. Passo la parola a Valentina, che è stata, approfitto per dire, una compagna di viaggio preziosa e carissima, quindi passo la parola visto che abbiamo condiviso insieme questo gruppo. Buongiorno a tutti, sono Valentina Barragato e ho curato la parte relativa alla prevenzione delle dipendenze e al contrasto delle criticità giovanili. Perché prevenire? Ci siamo domandati. Perché arrivare prima? Purtroppo statisticamente si sono abbassate l'età di consumo. Se prima erano 15-16 anni, oggi l'età di consumo di sostanze psicotrope si è abbassato già a 12 anni. È correlato purtroppo a questo dato, sono aumentati invece le nuove droghe. Abbiamo voluto in questo fragile momento della vita di voi adolescenti, un bellissimo momento che però rappresenta quello che Kafka definisce metamorfosi, quindi un momento di cambiamento interpersonale e fisico, cercare di darvi dei giusti strumenti che potessero aiutarvi in qualche modo a allenarvi per vivere bene questi migliori anni della vostra vita. Questo percorso l'ho condiviso con Maria Grazia e con Valentina e ci tengo anche a ringraziarvi perché c'è stata un'attività veramente fantastica e si è creata una amicizia. Detto questo, come abbiamo diviso le attività, per non dilungarvi troppo, le abbiamo divise in quattro step, potremmo dire. Il primo, abbiamo parlato del significato di dipendenza ad ampio spettro. Abbiamo parlato di dipendenza da droghe, dipendenza da alcol, dipendenza da affettiva, cyberbullismo, ludopatia, scolastato. E successivamente, ovviamente correlato al significato di dipendenza, abbiamo letto una testimonianza che è stata un po' un'esperienza incarnata di un giovane ragazzo con purtroppo dipendente d'eroina di 16 anni che ci ha permesso attraverso il suo racconto di entrare in empatia con il suo vissuto. Quindi è stata, diciamo, un'esperienza molto forte, anche perché i ragazzi che sono stati fantastici hanno aperto il loro cuore e hanno misurato la loro empatia con qualcosa più grande di loro. Un secondo punto ovviamente è quello della prevenzione. Dopo aver spiegato la dipendenza, la prevenzione è stato ed è un giocattolo del progetto. Gli strumenti che abbiamo utilizzato sono quelli che noi professionisti chiamiamo Life Skills Promotion, ma che l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, definisce competenze per la vita. Parliamo della consapevolezza del sé, della gestione delle emozioni, della relazione, il decision making, il problem solving. Sono un po' i 10 comandamenti che ognuno di noi dovrebbe curare e allenare ogni giorno. Proprio perché il momento che caratterizza l'adolescenza è il momento in cui la persona ha difficoltà a comunicare e a tradurre i propri sentimenti ai pari, al genitori, ai fidanzati, perché no. Il terzo step è stato invece quello in cui abbiamo invitato a parlare dei professionisti esterni al progetto che hanno portato le loro preziosissime testimonianze, tra cui cito l'infermiera del 118, Daniela Marcella D'Altola, che non solo ci ha fatto vedere un rapporto dal viaggio dal punto di vista fisico di quello che effettivamente può causare una sostanza ad un ragazzo, quindi a un essere umano, e soprattutto si è fatta portavoce di alcune esperienze che ha vissuto sul campo soccorrendo dei ragazzi in crisi d'astinenza o comunque in overdose, quindi un'altra esperienza molto forte. Secondariamente abbiamo invitato un esperto di polizia postale che dettagliatamente ci ha parlato di come funziona la rete, quali sono i pericoli, i rischi, i nuovi giochi, abbiamo parlato della QR, del fenomeno Alcomori, e successivamente ha dato delle giuste indicazioni che potessero aiutare i ragazzi a proteggersi, a proteggere i loro computer, i loro cellulari in maniera importante. L'ultima testimonianza del terzo step che abbiamo condiviso è stato quello di dei ragazzi della comunità di Exodus. Abbiamo avuto il compito mirato di portare questi due fantastici ragazzi che hanno quasi completato il percorso di
dell'educazione all'interno della comunità e che ci hanno aperto il loro cuore, ci hanno portato la loro esperienza, e attraverso questo abbiamo visto quali sono i punti rottori di una vita che portano una persona a perdersi un pollice, e sicuramente questa è stata una delle più importanti prove del progetto. Infine, quarto step e ultimo, ha come punto cardine la peer education, quindi l'educazione tra pari. I ragazzi si sono divisi in gruppi, hanno svolto delle, per incrementare la loro conoscenza e approfondire, un report, una serie di ricerche in maniera assolutamente autonoma e devo dire organizzatissima, che sarà disponibile tra le altre cose qui a scuola. Stiamo lavorando per la creazione di un blog che sarà un piccolo diario di ricordo di tutto quello che abbiamo fatto, e infine, oltre a partecipare attivamente al progetto, hanno anche lavorato un cortometraggio che adesso visioneremo, prende proprio il nome del progetto, Arrivare Prima, quindi buona visione a tutti. Una piccola relazione che ci ho visto di questa
questo cortometraggio. Giuseppe Stella. Buongiorno a tutti. Nel cortometraggio che appena visto ho presentato mi ha fatto molto piacere per significare qualcosa di così importante. È stato bello perché è stato un progetto così importante. Aiutando Selene sono riuscito a farle capire che quanto sia importante prendersi sicuro di se stessi e degli altri. In questo modo ho centrato il pieno di quello che è il progetto, quello di arrivare il prodotto e nel migliorare nel miglior modo questi anni e passare nel miglior modo questi anni della nostra vita, divertendosi coscientemente e dedicando buone basi per i nostri prodotti. Un saluto e grazie a tutti. Già da Lucchiari
classe terza A Caid. Se c'è l'esperienza non se la posso negare, è molto lindo, perché se un'altra passione lascia da sé di insegnare la memoria del cuore. Anita Morello, del Tacis, studiata delle scienze umane. Se questa esperienza fosse una cosa che mi pare, sarebbe una luce, perché durante questo percorso ho capito l'importanza relativa al mondo italiano e all'esperienza, poiché ho conosciuto le persone che hanno lavorato e dato il loro tempo e la loro pazienza per aiutare gente che stava attraversando un periodo della vita molto lungo e difficile, chiamando il passaggio stati di prossimo. Thank you.
testa, vi leggo cosa c'è scritto e poi vi leggo il segno. L'attestato è consegnato a tutti per l'impegno dimostrato, per la partecipazione responsabile e per il bellissimo cammino compiuto nell'ambito del progetto. C'è una dedica, con le parole di Roberto Vecchioni: la vita o si vince o si impara, non si perde mai. Buona vita a tutti. Giada Tripoli, Giada Dopp, Martina Stigliano, Etta Stigliano, Ilaria Pugliese, Noemi Medà, Carmen Pazzera, Angelo Pagrando, Ilaria Nocera, non c'è difficoltà, Stella Musciani, Paolo Muscianisi, Anita Morello, nascosto, Noemi Morabito, dove sei Noemi? Massimiliano Mentana, uno dei principali, Selene, la nostra attrice super professionista, Giada Lucchiavi, Giuseppe Iannot, Carolina Castella, Rossella Modi, Francesca Pallara, Ilenia De Gaetano, Cavallo, l'abbiamo in macchina, Ambra Monte, sono finiti, avete tutti l'attestato? Sì? Ok, allora facciamo una bella foto ricordo e vi prego di fare un applauso a questi ragazzi. Grazie.